Dall'inizio della partita, le tensioni all'esterno dello stadio crescono progressivamente e mettono a dura prova le forze dell'ordine, impegnate a separare i tifosi palermitani che intanto sono arrivati e sono incanalati per entrare nel settore ospiti da una massa di ultra catanesi rimasti fuori senza biglietto. Sono le 19, il secondo tempo è ripreso da poco, il Palermo in vantaggio sul Catania 1-0. Sono ancora in pochi a saperlo, ma fuori è già successo il peggio. Filippo Raciti acciuffa uno degli invasati tifosi catanesi, un disoccupato di 20 anni, che l'ispettore riesce a portare in un blindato della polizia. Lo sportello del mezzo rimane aperto e in quel lancio selvaggio di bombe carta ce n'è una che fatalmente arriva dritta all'interno del mezzo e scoppia sul viso della gente. 19:15, il lancio di fumogeni ed oggetti di ogni tipo fra le due tifoserie prosegue anche all'interno dello stadio, dopo che gli ultra rosanero hanno raggiunto i loro spalti. Le forze dell'ordine ricorrono ai lacrimogeni, si crea una miscela di fumo micidiale perché la partita era cominciata con i fuochi d'artificio. In campo c'è panico, il derby viene sospeso, ma l'orrore più grande sta fuori. 19:30, gli scontri degenerano in vera e propria guerriglia, mentre alcuni poliziotti stanno cercando di rianimare il loro compagno. Raciti è steso per terra, con il volto ricoperto di sangue. Ci sono 90 feriti e c'è un caos tale da impedire all'ambulanza di correre in soccorso del poliziotto. Solo dopo l'intervento perfino di un elicottero costretto a volare basso per scoraggiare la folla scatenata, in quattro, due infermieri e due volontari della protezione civile riescono ad insaccare Raciti in una barella di tela, a correre verso l'ambulanza, poi verso l'ospedale. Sono le 22:15. Filippo Raciti, 38 anni, sposato e padre di due figli piccoli, muore per arresto cardiocircolatorio. Veronica Voto, Sky TG24.